Consulenza 18, siamo con Giuliano Racunti, responsabile commerciale di Invesco Italia. Dottor Racunti, siamo in uno scenario particolare per i mercati, però diciamo anche in uno scenario con qualche interrogativo per quanto riguarda la congiuntura macroeconomica. Ecco, qual è il quadro in cui si muovono secondo lei gli investitori in questo momento? Beh, secondo me mi piace partire dal suo particolare. Se particolare è aver visto 3 giorni di mercato che è ritracciato dopo che ce lo chiedevamo, ce lo speravamo oramai da 18-24 mesi, sì, è un momento particolare. Io non penso che questo momento particolare possa durare molto. La verità è che noi pensiamo che abbia senso che il mercato prenda beneficio dopo varie primavere, anni che sono durate primavere sui mercati, quindi non siamo preoccupati da una fase di storno che sia in qualche modo anticipatore di un mercato che entra in una fase toro, quindi in una fase recessiva. In realtà i fondamentali continuano ad essere estremamente buoni, sia sui mercati sviluppati che sui mercati emergenti, che godono quindi della crescita dei mercati come quelli americani, come quelli europei. Quindi direi che ad oggi la nostra visione è quella di avere un posizionamento ancora importante sugli asset class più a rischio, che significa sia la parte equity che la parte credito del mercato obbligazionario. Ecco, per quanto riguarda l'offerta di Invesco, quali sono le soluzioni di investimento che possono essere indicate in questo momento, nello scenario che abbiamo appena descritto? Una volta diceva bene, le soluzioni, non esiste una soluzione in questo momento, la situazione è estremamente complessa, visto che siamo su valutazioni, mercato economico fondamentali molto positivi, mercati economici che in realtà, piazze finanziarie che in realtà hanno raggiunto livelli importanti, sia sulla parte obbligazionaria che azionaria, quindi pensiamo che abbia senso oggi più che mai per dare una risposta all'investitore italiano che è da sempre concentrato in maniera importantissima sulla parte obbligazionaria, provare a spingere sempre di più la sua esposizione sui mercati equity, e questo avviene tipicamente attraverso soluzioni multi-asset. Ad esempio, un successo sul mercato italiano è stato il Pan-European Invesco, Pan-European Income. Noi abbiamo lavorato su un'evoluzione di questo, che ad esempio è il Global Income, quindi che lavora a un'esposizione un po' più alta sui mercati equity, minimo 30%, per andare a investire però a livello globale. A questo però devono essere affiancate indiscutibilmente soluzioni alternative che lavorino anche quindi sul concetto di decorrelazione, come esempio il Global Target Return o il Macro Allocation Strategy. Quindi direi che è un compromesso di varie soluzioni e ancora una volta il mantra è diversificazione e decorrelazione all'interno del portafoglio. Allora, grazie a Giuliano Dacunti per essere stato con noi. Grazie a voi.